Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi siamo qua con questa bellissima T-Roc Advance 2020 con cerchi Suzuka in colore white silver, con verniciate le pinze con questo giallo fluorescente. Ve le faccio vedere bene. Cerchio bellissimo, è grosso da 19, è una panoramica completa dell'auto. Prima attivazione importantissima, l'antifurto. Solitamente il malintenzionato arriva, spacca il finestrino più debole, questo qua dietro, per poi andare a forzare le serrature. Facciamo una simulazione noi col finestrino aperto. Se qualcuno aprirà la portiera dall'interno, l'auto suonerà proprio in questo modo, così avremo un po' più di sicurezza. Poi, seconda attivazione fatta, la chiusura con il beep, quindi la conferma acustica. Con un click chiudiamo l'auto, con il doppio click la facciamo suonare. Questo è davvero molto utile quando dobbiamo trovare magari la nostra macchina in un grande parcheggio. Ve lo faccio rivedere. Con un click chiudiamo e col secondo la facciamo suonare. Salendo in auto abbiamo subito attivato il logo R-Line alla partenza della radio, perché sì, questa auto, vi ho detto, è un Advance e non aveva questo logo. Poi, altra cosa che possiamo notare subito nel cruscotto è le velocità intermedie 10, 30, 50, eccetera, eccetera, che completano la scala della velocità, e il fondoscala allungato a 280, così da dare un po' di sportività. L'altra cosa che noterete è l'altro logo R-Line posizionato qua al centro del cruscotto. Dopodiché, stando sempre nel cruscotto, dentro ai dati di marcia abbiamo aggiunto anche la quantità al rabbocco, così sappiamo quanti litri ci mancano a fare il pieno, sempre, in ogni occasione. Un'altra cosa che notate ovviamente è questo colore verde, e andiamo a vedere ovviamente nella radio, in car setup, abbiamo aggiunto il menu luci soffuse con 10 colori, in questo caso il cliente ne ha voluti 10, e al variare di ogni colore avremo appunto il cambio di grafica nel cruscotto e nella radio. Ok? Dopodiché, nel menu apertura e chiusura abbiamo aggiunto la conferma acustica, quella che vi abbiamo fatto sentire prima. Con il doppio click andremo a far suonare l'auto, questa è molto comoda. Poi il climatizzatore, abbiamo attivato la modalità auto con la visione delle ventole, di solito queste qua sono spente, non si notano, così sappiamo sempre quanto sta spingendo il climatizzatore. L'altra cosa che abbiamo fatto sono le frecce comfort, pizzicando la freccia adesso l'auto farà 5 lampeggi e non più 3 di serie come prima. Andando sulle luci, abbiamo attivato la modalità privacy, portando il selettore in posizione 0, fuori le luci sono completamente spente. L'altra cosa che avete notato è la dimmerabilità dell'accensione della strumentazione, vedete che si accende tutto molto delicatamente, stessa cosa quando spegniamo, andrà a morire tutto molto delicatamente, invece prima era un'accensione on off e viceversa. L'altra cosa attivata è il coming home automatico, quando spegniamo l'auto di sera e apriamo la portiera si riaccenderanno le luci davanti per darci compagnia e comunque anche estetica all'auto stessa. Cosa importantissima invece che troviamo qua nel menu sempre car setup assistenti alla guida, l'attivazione del rilevamento della segnaletica stradale, così che quando siamo in giro avremo sempre il cartello là in alto, fra poco lo possiamo anche notare. Eccoci in strada e possiamo notare l'effettivo funzionamento della rilevazione dei cartelli stradali, perché vediamo il cartello, in questo caso 30 km orari, là in alto. Potremo poi impostare dal menu degli alert che vi facciamo vedere fra poco. Tornando qua fuori possiamo notare il cambio dei fendinebbia con quelli LED che hanno la stessa gradazione proprio dei full LED di serie degli anabaglianti, quindi davvero molto belli. E altra chicca, la freccia dinamica nello specchio. Ragazzi, se vi è piaciuto il video mi raccomando iscrivetevi al canale, cliccate la campanella e mettete un sacco di like. Ciao a tutti e alla prossima!